Eccoci qua, buonasera. Dopo 28 anni ho riletto questo libro, Antonio Tabucchi sostiene Pereira, e mi è piaciuto come allora. Come allora vuol dire nel 94. Sono 28? Sì, 28 anni. Perché l'ho riletto? Perché adesso fanno il film, la fanno da un bel po' ovviamente, ma la fanno in televisione, non ho intenzione di vederla, però prima mi sono detto mi rileggo il libro. Mi è piaciuto come allora. Di che cosa parla questo libro? Siamo nel 1938 e Pereira è un giornalista che cura la pagina culturale di un quotidiano non particolarmente importante di Lisbona. E siamo nel 1938 e quindi abbiamo in Portogallo, abbiamo la dittatura, abbiamo la guerra civile in Spagna, abbiamo naturalmente il nazismo e il fascismo al potere in Germania e in Italia, e sta per scoppiare dopo poco la seconda guerra mondiale. In questa situazione, questo Pereira che cosa fa? Allora, in tutto il libro passa da una condizione di, diciamo, apolitico, che si occupa esclusivamente di cultura, secondo lui, e quindi di autori francesi dell'Ottocento. Non si mischia, diciamo così, in quello che succede, cambia progressivamente il suo modo di pensare fino a diventare sempre di più conscio, sempre di più consapevole della situazione assolutamente negativa che c'è in Portogallo. Cambia praticamente il modo di, un po' alla volta, cambia un po' alla volta il modo di sentire, il modo di percepire la realtà portoghese. La bellezza del libro sta, almeno per quanto mi riguarda, nella descrizione di come giorno dopo giorno, piccolo episodio dopo piccolo episodio, questo modo di essere del nostro autore, del nostro protagonista, appunto Pereira, si modifica. In un certo punto del libro c'è anche un medico, Cardoso, che spiega a Pereira, o meno la sua teoria, secondo la quale noi siamo governati da, non abbiamo un'anima, abbiamo diverse anime, no? È solo che ce n'è sempre una che fa in qualche modo da coordinatrice, vorrei dire, no? E che domina le altre, quindi dà, come dire, il senso, la caratteristica, la cifra del nostro modo di essere, no? Però queste anime non sono sempre loro. Sono sempre la stessa che governa, a volte cambiano. Allora, secondo il medico, Pereira sta cambiando all'interno della sua mente, sta cambiando l'anima che governa. Passa anche quasi fisicamente da una condizione dove Pereira è molto grasso, ansima, fa molta fatica a camminare ogni volta che andare su e giù per le strade o le scalinate di Lisbona. Sempre lì che ansima quando devo andare a casa, quando devo andare alla redazione, è vedovo, solitario, non vede nessuno, quindi ha una vita, insomma, non particolarmente interessante. Si occupa poi di morte, ha qualcosa di diverso, fa una piccola dieta dimagrante, e continua a parlare con la moglie, ma cambia modo di essere. Insomma, c'è un cambiamento molto grosso in lui. A partire dal momento in cui conosce due persone, una in particolare che è una coppia di giovani, lui viene assunto come aiuto tipo, non in tipografia, nella redazione, e la redazione prima è composta solo da lui, e porta una ventata di novità questo giovane. Ecco, non vi racconto naturalmente che cosa succede, se no vi perdete il gusto del libro. E adesso, io in questo momento non ho visto il film, non l'ho mai visto, la seconda parte del video di questo video la registrerò dopo aver visto il film. Ecco, e alla fine ho visto anche il film. Cosa c'è da dire sul film? Allora, a mio parere il film è fatto bene. Mastroianni recita molto bene, anche gli altri, insomma, recitano tutto bene, però il film non riesce a trasmettere, come dire, la progressiva e lenta trasformazione di quest'uomo Pereira, da un apolitico che vuole interessarsi solo di cultura,
a una persona che comincia a rendersi conto e si rende alla fine bene conto della situazione che c'è intorno, la situazione di mancanza di libertà che c'è intorno. E perché questo? Perché nel libro spesso vengono descritti i pensieri di questo protagonista, ma il film deve avere un'azione, non può essere troppo lento, no? E interessante è l'utilizzo della voce fuori campo, che in qualche modo racconta i pensieri nella testa di Pereira. Però non è sufficiente a far vedere la progressione lenta di questa trasformazione. È abbastanza fedele al testo il libro, e l'idea del film è simile a quella del libro, insomma è fedele, parte qualche piccola variazione, ma insomma non intacca la sostanza. Ecco, direi che non è facile di fronte a un bellissimo libro fare un altrettanto bellissimo film. Ecco, film che piace, piacevole senz'altro, ma non è all'altezza del libro. Bene, buona visione, lettura, decidete voi. Arrivederci.